Salve, 28 di gennaio, San Tommaso d'Aquino, nato nel 1225, morto nel 1274. Si tratta del più grande pensatore della Chiesa, patrono, non a caso, dei teologi, degli accademici, dei librai, degli scolari e degli studenti. Fu un padre domenicano. L'ordine fondato da San Domenico di Guzmán, che evidentemente a causa della sua ragione, contemplata alis tradere, incontrò molto bene lo spirito del giovane Tommaso, pensatore straordinario e straordinario uomo di Dio. A Colonia, in Germania, egli fu alunno di Sant'Alberto Magno, un altro grande domenicano, dal sapere enciclopedico e appassionato del metodo aristotelico che innestò nella mente del suo giovane allievo. Tommaso, di struttura piuttosto robusta, era taciturno e pare che i suoi compagni ci scherzassero un pochino sopra. Non ci scherzate troppo, avrebbe detto Alberto Magno. Tommaso, con la sua dottrina, emetterà un muggito che risuonerà in tutto il mondo. Bisogna dire che Sant'Alberto Magno fu proprio un profeta, perché il pensiero di Tommaso ancora oggi informa il sapere della Chiesa Cattolica. Fu sacerdote, fu insegnante alla prestigiosa Università di Parigi, fu dottore della Chiesa, fu scrittore di grandi trattati di teologia. Una volta pare che il Signore gli abbia detto: Tommaso, hai scritto bene di me, che cosa vuoi in cambio? E Tommaso pare abbia risposto: Signore, io non voglio altro che te. Così evidenziando che la radice del suo lavoro e del suo impegno era soltanto la gloria di Dio, non la gloria personale, ma la gloria di Dio. Morì giovanissimo, a 49 anni. Ebbene, a 49 anni aveva scritto 40 volumi, e tutti e sempre per cantare la fede nella quale visse e nella quale splendidamente morì. Sia lodato Gesù Cristo.